Ciao a tutti e ben ritrovati a questo contest innovativo Io canto a casa. 20 finalisti che però adesso saranno, diciamo, votati, giudicati da una giuria d'eccezione, una giuria tecnica, una giuria veramente esimia, come si vuol dire, e quindi di professionisti. Allora, andiamo a scoprire questi 20 finalisti e quindi andiamo ad ascoltare il primo finalista, Margherita Baggio, con il brano C'est la vie di Achille Lauro. Margherita Baggio, messo un 8 perché nel senso c'è un bel timbro, una buona interpretazione. Il mio voto è 7. Davvero buona la realizzazione di questo singolo, il cui voto a mio giudizio è 8. Della categoria 8-13 anni, il voto di selfietv.it e webradioitaliane.it per Margherita Baggio è un 6. Interpretazione interessantissima, per me questo brano vale 9. Margherita Baggio 7. Per Margherita Baggio il mio voto è 6. Voto 6 e mezzo. Margherita Baggio, voto 7 e mezzo. Baggio Margherita 6 e mezzo, molto carina, un bel timbro. Attenzione che il suono un po' indietro. Classe distinzione, la mia valutazione è 9. Invece vediamo e passiamo ad un altro concorrente, un altro finalista di questi 20, Antonio Perrone, che ci canterà Auto Blu di Shiva. Ascoltiamolo. Yara, auto blu, coro con il mio fra, l'aereo sali, ho messo la, non tornare in città, brum brum, quello zip, sembra un super motard, e che dice il mio fra, arriva in 5 minuti, il suo più di fare sempre, non sarà per sempre, danza, danza sui miei fan, pensa che ne coda niente, giustizia si attenta a quelli, non parlo con la gente, che qua chi tradisce cosa, cosa fa per questo piel, Perrone, il mio voto è 7. Allora, Antonio Perrone, ho messo voto 7, essendo giovanissimo immagino che la voce cambierà a breve, quindi bisogna capire che tipo di timbro avrai in futuro, però mi sembra tu abbia un ottimo senso del ritmo. Sufficienza piena per questo brano, il margine di miglioramento c'è, per adesso c'è un 6. Per la categoria 8-13 anni, il voto di selfietv.it e webradioitaliane.it ad Antonio Perrone è un 6. Molto bello, per me è 10. Alla Puglia ho dato ad Antonio Perrone 6. Il mio voto per Antonio Perrone è 6. Antonio Perrone 5-6. Non gli ho dato la sufficienza perché nonostante sia molto fresco, intonato, eccetera,
L'ho trovato molto 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 acerbo, quindi sicuramente deve ancora lavorare, anche se può far molto bene. Il mio voto è, ho dato 6, è molto carino, un bimbo ben intonato, humble groove. Questo pezzo riesce a catturare discretamente, il mio giudizio è 7. È bravissimo anche lui, ai ai ai, questa giuria avrà pane per i suoi denti. E adesso, come avevamo già capito, abbiamo proprio l'abbiamo sentiti cantare, quindi però adesso l'ardua sentenza ai giudici, e ora è la volta del gruppo Le L, che ci faranno ascoltare La sera dei miracoli del grande Lucio Dalla. Attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Le L, il mio voto è 6, timbro interessante, bisogna essere un po' più precisi sul timing e sull'intonazione. Il duo Le L, ho messo un 5 anche qui, una bella atmosfera di chitarra, ma l'interpretazione non era pari. Ma senza dubbio davvero a distinguersi questo singolo, e mi scappa davvero un bel 9. Categoria cover band. SelfieTV.it e WebRadioItaliane.it al duo Le L danno un bel 7. Ho ascoltato questo brano, per me vale 8. Duo Le L 4. Al duo Le L ho dato come voto 7. Duo Le L. Allora ragazzi, mi dispiace, vi ho dato 4 al 5. Guarda, qui è proprio la scelta del brano che secondo me vi ha penalizzate. Duo Le L, voto 6 e mezzo. 6. Io credo che il brano sia un po' troppo basso. Sufficienza piena, il mio voto è 6. Bene, bravissimo, bravissimi anche loro, e ora passiamo a Michael Arcarisi Duo con il brano Someone You Loved, una cover di Lewis Capaldi, ascoltiamola insieme. Arcaisi o Arcaisi, voto 5, bell'arrangiamento, attenzione a non uscire dalla tonalità. Michael Arcaisi,
Marca Isi, 5. Mi è piaciuto comunque l'impegno un po' l'strumentale, ma l'insieme poi alla fine risulta un po' debole. La voce è piatta e fiacca in alcuni punti e la pronuncia non aiuta. Più che discrete le sonorità di questo brano, metterei un bel 7. Categoria cover band, webradioitaliane.it e selfietv.it al duo Michael Arcaisi danno un bel 7. Molto bello, per me è 10. Michael Arcaisi 5. A Michael Arcaisi ho dato come voto 7,5. Michael, bravo, ti ho dato Michael 6. Lavorare, ti suggerirei di lavorare sull'intonazione, magari attraverso l'ear training, perché l'intonazione l'ho trovata un pochettino precaria. Michael Arcaisi, voto 5,5. Poi c'è Michael Arcaisi, perché l'intonazione era proprio un problema, quindi lavora sull'intonazione, mi raccomando, e occhio alle cose. Buono, tutto da gustare, il mio voto è 8. Sì, la giuria sta iniziando a esprimere i propri giudizi e piano a piano delineeremo tutti i vincitori di questa bella puntata con i grandi finalisti. Intanto stiamo ascoltando bellissima musica, ma procediamo in questa carrellata, perché solo 3 vinceranno, mi raccomando. Proseguiamo con un'altra concorrente, una ragazza, Francesca Fiorenza, che ci canterà So Before You Go di Lewis Capaldi. I feel bad on my side, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. I have a moment, I start to play. Cause not that I can like you were the words I needed to say. But you are under this old face. Trouble all the running cold. Well, time can heal, but it's won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you had a time to weather. Per quanto riguarda Francesca Fiorenza, il mio voto è 6,5. Dovrebbe cercare di essere un pochino più comunicativa, quindi lavorare un po' sulla comunicazione. Francesca Fiorenza, 6. Io eviterei tutto quel delay. Ci vuole una voce un pochino più morbida, un po' più espressiva. Va senza dubbio davvero a distinguersi questo singolo e mi scappa davvero un bel 9. Per la categoria 14-18 anni, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Francesca Fiorenza un bel 6. Allora, per me questo brano vale 7. Francesca Fiorenza ha dato 5. Il voto per Francesca Fiorenza è 6. C'è un po' troppo eco nella canzone. Voto 6,5. Allora, Francesca, bel timbro, bellissimo timbro, lavoraci. Il riverbero assolutamente eccessivo. Categoria 14-18. Francesca Fiorenza, voto 8. Poi c'è Francesca Fiorenza, a cui dato 7. Ti consiglio di non mettere così tanto effetto nella voce, perché cioè disturba un po' chi ascolta. Non è vero che troppo effetto fa bellezza. Cioè, meno cose ci sono, più la voce si sente naturale, meglio è. Comunque complimenti per il filtro. Votazione piena per questo singolo, che è 10. Andiamo
andiamo ad ascoltare però subito un'altra concorrente che ci farà ascoltare un brano inglese. Lei è Giulia Calabrese, I Don't Wanna Be You Anymore di Billie Eilish. Calabrese, ho dato 7, non male, cerca di migliorare la pronuncia e continua a studiare, che è sempre importante. Giulia Calabrese, 6, la pronuncia era un po' rivedibile, forse è meglio usare l'italiano quando non si ha la pronuncia perfetta o quando, quantomeno vicino a quello che deve essere la lingua con cui si canta, però il timbro è buono, un buon timbro di voce. Davvero un buon prodotto, il giudizio che darei a questo singolo, valutazione 8. Per la categoria 14-18 anni, selfietv.it e webreadeitaliane.it danno a Giulia Calabrese un bel 7. Interpretazione interessantissima, per me questo brano vale 9. Giulia Calabrese 7. Il mio voto per Giulia Calabrese è 6,5. Giulia Calabrese, brava, ti ho dato 6/7, anche qui l'inglese assolutamente va controllato meglio, sistemato, scrivetevi magari proprio la pronuncia sopra perché a volte ci sono degli strafalcioni incredibili, però non importa, avrete modo di far meglio. Giulia Calabrese, voto 7. Poi c'è Giulia Calabrese che ha preso 7. Oh, un bellissimo timbro, complimenti, occhio però all'inglese e all'interpretazione. Questo brano suona discretamente, la mia votazione è 7. Okay, passiamo adesso alla prossima finalista, un'altra donna, lei è Diana Ciamacio e ci fa ascoltare At Last di Etta James. Il mio voto è 5, sconsiglio questo tipo di brani, il confronto è sempre molto difficile da reggere, anche qua attenzione all'intonazione. Diana Ciancio, ho messo un 5, il brano forse era un po' troppo impegnativo. Più che discrete le sonorità di questo brano, metterei un bel 7. Categoria 14-18 anni,
selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Diana Camacho un 6. Molto bello, per me è 10. Diana Camacho, dato 5. A Diana do 5,5. 5, Diana, voto. Purtroppo, Diana, ti ho dato 4 al 5. Diana Camacho, voto 6. 6, Diana, 6, Diana, 2N, 6. Ecco, diciamo che ho trovato un stile un po' antico di canto, e attenzione alla pronuncia dell'inglese, e devi un po' migliorare la parte ritmica. Questo pezzo riesce a catturare discretamente. Il mio giudizio è 7. Prossimo concorrente, lui è Antonio Sergio con il brano Paracetamolo di Calcutta. Ascoltiamolo. Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000. Si vede che ha provato qualcosina, parlano, parlano le tue pupille. E adesso che mi prendi per la mano, baci piano, che se mi stringi così mi sento. Per quanto riguarda Antonio Sergio, il mio voto è 6,5. È dentro al pezzo, ma deve migliorare ancora alcuni aspetti tecnici. Allora, Antonio Sergio, sono 6 perché sento che sia ancora un po' acerbo. E manca un po' di lavoro sull'espressività, però anche insomma vedo che ti accompagni molto bene al piano, quindi bravo, c'è da lavorare. Sufficienza piena per questo brano, il margine di miglioramento c'è, per adesso c'è un 6. Categoria 14-18 anni, selfietv.it e webradioitaliane.it danno ad Antonio Sergio un bel 6. Interpretazione interessantissima, per me questo brano vale 9. Mentre ad Antonio Sergio 7. Il voto per Antonio Sergio è 7,5. Antonio Sergio gli ho dato 8. Bravo, ti suggerisco di continuare a studiare il pianoforte e di scrivere. Voto 8. Antonio Sergio, voto 7. Per quanto riguarda Antonio Sergio, il voto è 6,5. È molto bravo a suonare il piano, mi è piaciuto. L'unica cosa che secondo me dovrebbe, in cui dovrebbe migliorare, è che dovrebbe avere un po' più di energia e guardare nel video e non sul pianoforte, perché sennò questa cosa poi, se mai facesse un talent, lo penalizzerebbe. Sufficienza piena, il mio voto è 6. Allora la nostra giuria continua a votare, è sempre più severa, e chi saranno i tre vincitori? Intanto andiamo ad ascoltare un altro concorrente, Nicola Sito, con il brano You Are The Reason. I'm hopeless now.
riguarda Nicolas Sito ho dato un 6 e mezzo. Nicolas, sei dentro il pezzo, ma ci sono aspetti tecnici da migliorare. Nicolas Sito 6, il timbro mi è piaciuto. Anche qui bisogna studiare per avere più controllo dell'intonazione e migliorarla. A mio modesto giudizio ci sarebbe ancora da affinare qualcosa, ma la sufficienza piena c'è, 6. Categoria 19-27 anni, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Nicolas Sito un bel 7. Ho ascoltato questo brano, per me vale 8. Nicolas Sito 6. Il mio voto per Nicolas Sito è 7 e mezzo. Nicolas, ti ho dato 7. Attenzione agli acuti. Nicolas Sito, voto 7 e mezzo. Poi c'è Nicolas Sito a cui ho dato 7. Questo brano suona discretamente. La mia votazione è 7. E adesso siamo veramente alla metà dell'opera, perché a breve ascolteremo il decimo finalista con il brano La canzone di Marinella, un classico, canta Perla Catucci. Questa di Marinella, la storia vera, che scivolò nel fiume primavera. Perla Cantucci, 7 e mezzo, canzone difficile, brava, ma manca l'interpretazione. Perla Cantucci, ahimè, ho promesso un 4, ripeto, i miei voti sono quelli che sono, però forse hai scelto un pezzo vecchio, quindi lì c'è da lavorare un po' anche sullo stile, il controllo, da rivedere. Discrete le sonorità di questo pezzo, io darei un bel 7. Categoria 19-27 anni, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Perla Catucci un bel 8. Allora, per me questo brano vale 7. Perla Catucci 5. A Perla Catucci do un 6. Perla Catucci, voto 5 e mezzo. Allora, Perla, brava, ti ho dato 5 e mezzo per spronarti a trovare la tua vera personalità. Perla Catucci, voto 6 e mezzo. Perla Catucci, 6, perché per essere fatta adesso, se non è ripresentata in una forma più moderna. Sufficienza piena, il mio voto è 6. La volta di Valeria Ungaro, che ci farà ascoltare una poesia anche per te della grandissima, famosa Elisa. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime
cambierà stagione, ci saranno nuove rose, ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia, ci sarà. Valeria Ungaro, voto 7, voce pulita, continua a lavorarci e non trascurare assolutamente l'interpretazione che è importante. Finiamo con Valeria Ungaro, 7, voce acerba, però intonata. Questo brano davvero si distingue, valutazione 9. Categoria 19-27 anni. SelfieTV.it e WebRadioItaliane.it danno a Valeria Ungaro un bel 7. Ho ascoltato questo brano, per me vale 8. Valeria Ungaro 9. A Valeria Ungaro il mio voto è 7,5. Valeria Ungaro 8/9, bellissimo timbro, brava, sei stata assolutamente convincente, hai scelto un brano giusto per te, continua così. Valeria Ungaro, voto 8. Valeria Ungaro, a Valeria Ungaro io ho dato 10, perché ha scelto un pezzo molto giusto per me, lo ha interpretato molto bene e ha dimostrato che non è necessario per forza urlare o fare chissà che roba, perché quel che conta è comunicare, quindi brava Valeria. Buono, tutto da gustare, il mio voto è 8. Continuiamo a farvi ascoltare il prossimo concorrente, anzi la prossima concorrente. Lei è Michela Locorotondo con il brano Gli uomini non cambiano, ovviamente della compianta e mitica Mia Martini. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. Sbaglio sempre solo, la sua figlia sgamberata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscito. E ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età. Perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Per quanto riguarda Locorotondo Michela, ho dato un 7,5, brava Michela. Interpretazione un po' forzata su alcuni punti, ma brava, mi sei piaciuta molto. Michela Locorotondo, 7. Il brano non è male, bisogna lavorare un po' sulla tempra, secondo me. Davvero buona l'esecuzione, un prodotto che si fa pensare a qualcosa di buono, 8. Categoria 19-27 anni. SelfieTV.it e WebRadioItaliane.it danno a Michela Locorotondo un bell'occhio. Interpretazione interessantissima, per me questo brano vale 9. Michela Locorotondo 8. A Michela Locorotondo do un 8. Michela Locorotondo 7,5. Hai una bellissima immagine, Michela, brava. Michela Locorotondo, voto 7,5. Poi c'è Jacopo Tondo Michela, che ha preso 7,5, a cui consiglio di togliere i portamenti, che non sono belli. Classe distinzione, la mia valutazione è 9. Passiamo quindi
a Francesco Romita con il brano I giardini di marzo, un classico sempre verde per voi. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il bello era nero di quei fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Per quanto riguarda Francesco Romita, io ho dato 6,5. Comunicativo, ma cerca di essere più preciso sull'inciso della canzone. Francesco Romita, 5. La canzone equivale a 7. Per la categoria senior, da 27 anni in poi, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Francesco Romita un 6. Interpretazione interessantissima, per me questo brano vale 9. Francesco Romita 6. Per Francesco Romita il mio voto è 7. Francesco Romita, ti ho dato 5 al 6. Anche tu, Francesco, ti sei confrontato con un brano sacro. Francesco Romita, voto 5,5. Poi c'è Francesco Romita, che così un po' ridendo su, quindi non ti offendere, però mi sono detto: ma se conto sera io resto a casa, perché lui era fuori nel video. Così, un po' così. Volevo riderci un po' su. Attenzione all'intonazione sulle note alte, alla dizione e al brano che è un pochettino breve. Comunque il voto 6,5. Questo brano suona discretamente. La mia votazione è 7. E vi presento ora il prossimo concorrente che ci farà ascoltare Someone You Loved di Luis Capaldi, e canta il concorrente finalista Massimiliano Belardinelli. I'm going under and the summer fear is no one to save me. This all or nothing really got away, it driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, but now the day bleeds into nightfall. Hey, you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled a rock. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under and this time my fear is no one to turn to. Voto 8, bravo, bel timbro e buona gestione delle dinamiche. Massimiliano Belardinelli, 5. Tutto troppo poco espressivo, ho riportato le mie piccole note. La pronuncia pure bruttina, troppo gesti, troppa gestualità e forse i fiati sono un po' esagerati. Decisamente qualcosa che si distingue tra le proposte di questa rassegna, darei un bel 9. Per la categoria senior, da 27 anni in poi, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Massimiliano Belardinelli un bell'8.
Ho ascoltato questo brano, per me vale 8. Massimiliano Bela 8. Massimiliano Bellardinelli, il voto per la tua canzone è 8. 14, Massimiliano, bravo Massimiliano, ti ho dato 7 e mezzo. Ho trovato che ci fosse nella tua performance una presa del fiato, un modo di prendere aria veramente ansioso e che sul quale lavorerei, perché era veramente, metteva veramente. Massimiliano Bellardinelli, voto 7. 8, bel timbro, mi è piaciuta la performance. L'unica cosa è occhio a non ansimare, sono un po' ansimante nel respiro. Votazione piena per questo singolo che è 10. Stiamo arrivando quasi alla fine dei 20 finalisti, ne mancano solo 5 e dopo che sapremo chi saranno davvero i 3 vincitori di questo contest potremo anche omaggiarli con i loro premi. Quindi non perdiamo altro tempo e passiamo a presentare Luciana Spatoloni che canta Madre Terra. Luciana Spatoloni, il mio voto è 6, il pezzo non valorizza né te né il messaggio. Luciana Spatoloni, 6, il pezzo forse ti ha penalizzato molto, poco è controllo quando vai su, bisogna lavorare anche su questo, lo dico un po' a tutti perché magari lo si fa trasportare, però il controllo è fondamentale. Più che discrete le sonorità di questo brano, metterei un bel 7. Per la categoria senior da 27 anni in poi, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Luciana Spatoloni un bel 7. Ho ascoltato questo brano, per me vale 8. Luciana Spatoloni, scusami, 7. Luciana Spatoloni, per te il mio voto è 8. Allora, Luciana Spatoloni, ti ho dato 7 in quanto sicuramente hai fatto un bel lavoro, ti sei impegnata e tutto. Non ho potuto però valutare la tua interpretazione perché credo, poi non so, ma credo che questo contest comunque si basi su una performance live. Il tuo video era registrato, quindi non posso darti un voto, diciamo, sulla performance, però ti sei impegnata, hai fatto comunque un bel lavoro e quindi ti ho dato 7. Luciana Spatoloni, voto 6. Poi Luciana Spatolini, 6 e mezzo. Buono, tutto da gustare. Il mio voto è 8. Allora, passiamo quindi al prossimo cantante che si chiama Ciro Di Maio. Io ti aspetto perché nell'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano e tu aspettami lì in alto sulla grande ruota dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro. Prendimi per mano e disegniamo 1000 passi, è la fantasia che trasforma in pianeta e sassi. Io ho perso voli, io ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto i piedi. Io ho perso il tempo per le canzoni,
quando ti urlavo e tu non lo capivi, era un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche sai perché. Il mio voto per Ciro è 5. Deve fare un po' di attenzione all'intonazione. Ciro Di Maio, 5. E il microfono quando si canta non si attacca così tanto alla bocca, quindi bisogna, anche questo bisogna fare un po' di attenzione e da curare un po' l'intonazione. Discrete le sonorità di questo pezzo, io darei un bel 7. Per la categoria senior, da 27 anni in poi, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Ciro De Maio un bel 7. Molto bello, per me è 10. Ciro Di Maio 8. A Ciro De Maio do 8. Ciro Di Maio, voto 7. Ciro De Maio, voto 6,5. Che ha preso 6,5. Attenzione all'intonazione, soprattutto nell'inizio del brano che è un po' ballerina. Efficienza piena, il mio voto è 6. È la volta di Valeria Bonsignore che ci canterà un inedito che si intitola Nel vento Diana. Il tuo sguardo si rispecchia dentro me, formando due linee che si uniscono, di emozioni che poi cercano un perché. Con la voglia di sentirti ancora vicino, lascio questa strada e porto il mio destino dritto a destra e poi a sinistra in questo spazio che mi resta. Forse questo non mi basta. Nel vento guardo avanti le risposte che mi porti a rivedere i ricordi. Nel vento provo a riconoscere le impronte che hai lasciato dentro i miei occhi. Abbiamo Valeria Bonsignore, ho dato 7. Valeria Bonsignore, 7. Una voce pop, secondo me, giusta. Beh, con questo pezzo siamo davvero al top. È uno di quei brani che questa kermesse si merita un bel 10. Per la categoria inediti, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Valeria Bonsignore 8,5. Molto bello, per me è 10. Valeria Bonsignore 8. Il voto a Valeria Bonsignore è 8,5. Valeria Bonsignore, voto 8,5. Valeria Bonsignore, voto 6. Poi Valeria Bonsignore 7. Buono, tutto da gustare. Il mio voto è 8. Chi vincerà secondo voi? Io un'idea me la sono fatta, anche se è molto difficile, però penso anche voi. Adesso scopriamo gli ultimi due finalisti e manca quindi pochissimo. A breve sapremo i risultati della nostra giuria e allora passiamo al penultimo concorrente in gara. Lui è Massimiliano D'Ambrosio con il brano Ubriaco di te. Ubriaco, ubriaco, ubriaco. Oh.
per quella porta che le mie mani non riescono ad aprire. Ubriaco. Max D'Ambrosio, il mio voto è 7, abbastanza intonato e pezzo particolare. Max D'Ambrosio 6, forse in questo caso una registrazione più professionale avrebbe aiutato. Era un bel brano, un singolo che ci colpisce sicuramente, lo valuterei con un ottimo, quindi il voto è 10. Per la categoria inediti, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Massimiliano D'Ambrosio un 6. Ho ascoltato questo brano, per me vale 8. Max D'Ambrosio 6. A Massimiliano D'Ambrosio do 6 e mezzo. Max D'Ambrosio, voto 6 e mezzo. Massimiliano D'Ambrosio, voto 6. Max D'Ambrosio 9, bel suono, non è il mio genere, però devo dire bravo, mi è piaciuto molto. Sufficienza piena, il mio voto è 6. Il prossimo brano è la volta di Mauro Antonelli, che ci canterà un brano un po' dedicato al periodo Covid. Covid di menzogne, ci montano la testa, Covid di parole, il popolo niente resta. E se va a scavare a fondo poi qualcosa di sicuro non c'è. Covid di pensieri che mi affollano il cervello, Covid di intenzioni che organizzano un macello sui resti del mio cuore che è già messo a dura prova da te. La pressione sale, si avvicina al fiato corto, unghie nelle mani e poi... Lai, 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 da, 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 da. Come di malvagi che organizzano complotti, come di scienziati che non hanno tutti i torti, questa confusione si trasforma in frustrazione per me. Covid di samaritani per parare il colpo, Covid di persone buone per salvare il mondo, pieno di approfittatori e d'odio ma una cura non c'è. Mauro Antonelli, 5 e mezzo, simpatico ma attenzione al timing, mi raccomando. Mauro Antonelli, 5, anche qui problemi di tempo, intonazione, un po', vedo che sono problemi che avete un po' tutti. E magari puoi scrivere per altri perché il testo è interessante, prova anche a proporti come autore. Buona l'appetitosità del brano proposto, direi che possiamo dare un 8. Per la categoria inediti, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Mauro Antonelli un bel 7. Allora, per me questo brano vale 7. Mauro Antonelli 6. A Mauro Antonelli do 6. Maurizio, bravo, ti ho dato 7. Mauro Antonelli, voto 5 e mezzo. Poi Mauro Antonelli, 6 al 7. Sufficienza piena, il mio voto è 6. Andiamo a scoprire l'ultimo proprio finalista in gara, l'ultimo concorrente si chiama Josué Russo con la canzone Con te vorrei. Thank you.
Josué Russo ho dato un 5, è un po' vecchio stile. Josué Russo 5, che qui il controllo della voce, bisogna stare attenti, specialmente sugli acuti che erano troppo spinti, quindi diventavano strozzati. Va senza dubbio davvero a distinguersi questo singolo e mi scappa davvero un bel 9. Per la categoria inediti, selfietv.it e webradioitaliane.it danno a Josué Russo un bel 7. Allora, per me questo brano vale 7. Josué Russo 8. Il mio voto per Josué Russo è 6. Sei stato molto bravo, il mio voto è 7. Josué Russo, voto 5,5. Josué Russo, voto 6,5. Ecco, per esempio, l'introduzione di un brano di 33 secondi è un po' troppo. Classe distinzione, la mia valutazione è 9. Allora, anche l'ultimo concorrente di questa finale di Io canto a casa si è espresso, è stato valutato dalla giuria e quindi ora dobbiamo proprio andare tutti insieme a scoprire finalmente chi saranno i finalisti. Perfetto Elena, e allora andiamo a vedere il punteggio dei nostri 20 finalisti in quanto abbiamo un ex aequo, abbiamo due coppie di cantanti con lo stesso voto a pari merito, pertanto la classifica dei vincitori è stata portata a 18 finalisti e ora andiamo a scoprirli insieme. Iniziamo dal 18° posto con 67 voti dove si classifica Diana Camacho. Al 17° posto con 69 voti si classifica il gruppo duo Le Elle, mentre al 16° posto con 69,5 punti si classifica Perla Catucci. Al 15° posto con 70 voti si classifica Francesco Romita. Al 14° posto invece si classifica con 71 voti Michael Arcaisi. Al 13° posto con 71,5 voti si classifica Mauro Antonelli, mentre al 12° posto con 73,5 voti si classifica Antonio Perrone. All'11° posto con 75 voti si classifica Ciro De Maio, mentre al 10° posto con 75,5 voti si classifica Nicola Sito. Al 9° posto con 76 voti si classifica Josué Russo. All'8° posto abbiamo un ex aequo con 76,5 voti per Luciana Spatoloni e Antonio Sergio. Al 7° posto con 77 voti si classifica Massimiliano D'Ambrosio. Al 6° posto con 78 voti si classifica Giulia Calabrese. Al 5° posto con 79 voti si classifica Francesca Fiorenza. Al 4° posto con 81,5 voti si classifica Margherita Baggio. E ora passiamo ai tre vincitori di questa finalissima. Andiamo al 3° classificato con 87 voti, si qualifica Michela Locorotondo. Al 2° posto, come 2° classificato, abbiamo un ex aequo con Massimiliano Bellardinelli e Valeria Bonsignore, con un punteggio entrambi di 88,5 voti. E infine, al 1° posto di questo contest musicale Io canto a casa 2020, con 89 voti, si qualifica Valeria Ungaro. Complimenti, un grande applauso ovviamente virtuale da Elena Presti e tutto, un in bocca al lupo a tutti voi, a tutta la musica, la bella musica, la grande musica, un bacione, un abbraccio da Elena Presti a tutti voi, ciao!